Il libro Maldi spiega che le onde stazionarie, per esempio in una corda di chitarra, si generano dalla riflessione delle onde che percorrono la corda quando arrivano all'estremità vincolata, cioè al nodo che si trova in fondo, quindi all'estremo. Quindi l'onda si riflette, si ribalta e va ad interferire con l'onda che invece sopraggiunge. Quindi è l'interferenza tra un'onda progressiva e un'onda regressiva generata dalla riflessione all'estremo. Vedremo che questo non vale soltanto per le corde di chitarra, ma vale anche per le onde sonore, perché è così che si generano le onde stazionarie nel tubo di Kunth, che è un tubo di plastica o di vetro aperto o chiuso, comunque dentro è pieno d'aria, e le onde sonore che vengono generate a un'estremità del tubo poi si riflettono all'altra estremità, generando quindi l'interferenza tra onde progressive e onde regressive che vengono riflesse indietro. Il libro Maldi dice anche che le onde stazionarie non si propagano ma rimangono sempre ferme nella stessa zona di spazio e quindi non trasporta energia. Qui ci sono alcuni esempi di onde stazionarie in una corda, è lo stesso esperimento che abbiamo visto nei video precedenti. Questo è il modo fondamentale che presenta soltanto un antinodo al centro e naturalmente i due nodi fissati, cioè agli estremi della corda. Ci sono poi anche le onde stazionarie corrispondenti ai modi normali successivi, in questo caso la seconda armonica o secondo modo stazionario di vibrazione e la terza armonica riconoscibili dalla presenza di due antinodi e tre antinodi. Quindi per riconoscere quale modo di vibrazione è bisogna contare gli antinodi. Il libro Maldi ricava le stesse relazioni che abbiamo visto a proposito delle lunghezze d'onda e delle frequenze di oscillazione dei vari modi normali. Questo è il modo di vibrazione fondamentale, dove la lunghezza d'onda è il doppio della lunghezza della corda, lambda 1 uguale 2L. La sua frequenza la chiamiamo F1, la frequenza fondamentale. Questo è il secondo modo normale, con la lunghezza d'onda dimezzata rispetto al primo. Questo è il terzo modo normale, con la lunghezza d'onda trimezzata, cioè un terzo, diciamo correttamente un terzo, rispetto al primo modo normale. Infatti, qui la lunghezza d'onda è pari a 2L diviso 2, cioè la metà di lambda 1. Qui invece la lunghezza d'onda è pari a 2L diviso 3, cioè un terzo di lambda 1. Naturalmente la frequenza sarà il doppio di F1, quindi 2F1, e qui sarà il triplo, 3F1. Questa è la formula generale per le lunghezze d'onda, che ci dà appunto la lunghezza d'onda dell'ennesimo modo normale, che si calcola appunto prendendo il primo modo normale, che è lungo 2L, questo sarebbe lambda 1, 2L, e dividendolo per 2, 3, 4, cioè per il numero che indica quale modo normale è. Ricordiamo che la velocità di tutte le onde che si propagano progressive e regressive, e che con la loro interferenza generano le onde stazionarie, la velocità di tutte queste onde è uguale, perché non dipende dalla lunghezza d'onda o dalla frequenza, ma dipende solo dalle caratteristiche fisiche della corda, o più in generale del mezzo in cui si propagano queste onde, come può essere l'aria. Perciò, se le lunghezze d'onda diminuiscono, diventano un mezzo, un terzo, un quarto, in base a questa formula, allora le frequenze devono fare l'inverso, cioè le frequenze diventano il doppio, il triplo, il quadruplo della frequenza fondamentale F1. Infatti, invertendo questa formula e sostituendo la precedente, si trova la formula delle varie frequenze, che è proporzionale appunto a n. È n volte la frequenza F1 del modo fondamentale. Quindi è il doppio, il triplo, il quadruplo della frequenza fondamentale. Come scritto anche qua, le frequenze di tutti i modi normali sono multipli della frequenza fondamentale o prima armonica. Tutte le altre frequenze multiple sono le armoniche superiori. Qui c'è un semplice esempio in cui, conoscendo la lunghezza della corda e la velocità con cui si propagano tutte le onde lungo questa corda, si può semplicemente applicare la formula per ricavare la frequenza fondamentale, 824 Hz.